ha piovuto tutto il dì, anzi ha piovuto tutta la notte per essere precisi, e c'è acqua ovunque, il che è una cosa buona, poiché l'acqua è necessaria, come ben sappiamo, al nostro sostentamento. Purtroppo ciò impedisce, diciamo, impedisce una buona parte della realizzazione del video che vorrei realizzare, anche se probabilmente potrei provarci. Si tratta di finire l'installazione dei relè, più che altro si tratta di iniziarla perché non l'ho mai iniziata. Ho montato le lampade e me ne sono sbattuto il cazzo, e questo vuol dire che sono a rischio. Sono a rischio bruciatura di connettori, ma avrò girato sì e no un paio di volte di sera, quindi per un paio di volte si può fare. Quello che devo fare è montare i relè, collegarli, perlomeno realizzare il collegamento dei cavi per poi fare l'installazione sotto il cofano che vedete qui. Il possente cofano della Panda. Devo dire che mi piace guidare con la pioggia. Lo trovo piacevole. E mi è sempre piaciuto guidare con la pioggia. Non ho mai avuto un problema di tipo elettrico. Come vedete, io prendo le buche costantemente. Ora il vetro si appanna e utilizzerò la speciale funzione antiappannamento descritta nel manuale della Panda, e cioè aprire l'aria calda e mandarla contro i vetri, e come vedete il vetro si disappanna istantaneamente. Questa è la speciale funzione antiappannamento. Tutto ciò è molto bello. Io amo la pioggia. Dove sto andando con questo clima insoddisfacente, direte voi? Sto andando innanzitutto a prendere un caffè, ma soprattutto ad acquistare l'elemento base della vita umana, e cioè la Coca-Cola.
è il caso di fare l'impianto elettrico e di eliminare questo trogiaggio appeso. Fare l'impianto elettrico, il cavo nero deve arrivare qui. Ci arriverà? Secondo me no. Secondo me non ci arriverà. Perché già provo sconforto. Provo dello sconforto. Forse se lo tiro con violenza, con rabbia, disarticolando tutto, potrebbe arrivarci al pelo, perché in effetti non passa da qui, ma fa una curva. Eh sì, mi sa che ci arriva. E quindi dovrò staccare tutta la corrente elettrica e lavorare al buio e passare questo cavo lì, perché questa è l'andata della corrente, la mandata, poiché la corrente arriva dalla stanza di là, sotto il pavimento, arriva a quel quadro e quindi poi arriva qui dal cavo nero e si distribuisce ovunque, si distribuisce al piano di sopra attraverso questi tre fili e va a queste lampade. Quindi le lampade dovrebbero uscire da questo buchino qui. Qui dovrebbe arrivare tutto. Questo è un cavo di rete che devo disarticolare. E poi questo interruttore per accendere le lampade sarà messo qui. Quindi con la sua placchettina fatta per bene. Ce la farò? Secondo me no. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Mentre qua in casa si è solidificato tutto e ficco i tre cavi di antenna che sono sul tetto e questi devono scendere giù. Quindi con una mano, senza sonda, io li ficco. E spero di farli scendere. E già vedo che non scendono. Perché già immagino che ci sia una curva bestiale qui sotto. Che mi... E infatti mi impedisce di farli passare. Ecco, questi cavi non passeranno mai. Eppure insistendo, va bene, ho bisogno di due mani. Sono riuscito a fare passare dalla curva qui il cavo più grosso e ora io lo userò come guida per fare passare gli altri. Ed ecco che si è già bloccato. Io non so adesso se si è bloccato a causa di una superfetazione. E qua mi servirà per forza la sonda, porcaccio. In realtà non si era bloccato, si era infilato qua nella superfetazione e quindi posso tirarmelo. Ed ecco che ora, applicando una certa dose di violenza, riesco a estrarre entrambi i cavi e quindi potrò infilarli qua e andare là. Fantastico, bene, bene così. Adesso vedo se riesco, ovviamente qua si è incastrato tutto perché ovviamente sopra trovo questo perché the oil against è contrario al nostro fare lavori e quindi ora questi cavi li devo stendere meglio e ficcarli dentro utilizzando anche il WD-40 come lubrificante. E il WD-40 ha sortito l'effetto di fare scorrere questi cavi con una facilità estrema e io li sto ficcando, come ben vedete. Li sto ficcando al piano di sotto, i cavi antenna, che cercano ovviamente in tutti i modi di attorcigliarsi. Ora cerco di ficcare questi. Così li metto dentro in modo even. E vedete che è abbastanza facile. In fondo si tratta di 1,5 metri, 2 metri al massimo. Quindi, ecco, WD-40 cade in terra, logicamente io ficco questi cavi e poi sotto
Me li potrei anche tirare da sotto, effettivamente. Va bene, comunque qua è fatta. A mano senza sonda, come i veri uomini. Ecco il risultato, l'estrusione di questi cavi, che ora dovrò infilare lì per andare lì. Lì. In realtà poi ci passerà anche il cavo di rete. E adesso farò ciò. Cavi passati per miracolo con immani fatiche, sono passati 3 ore. Ora è il momento di ridurre questo schifo. Passare questo cavo nero fino a lì. E so già che non ci arriverà per mezzo centimetro, io lo so già, e dovrò rifare tutto. Quindi devo staccare la luce. Devo necessariamente staccare la luce e agire in brevissimo tempo. Quindi devo scollegare qua. Fase, non ce n'è e non ce n'è. Perfetto. Via, scollegare. Vittoria, grande vittoria. Ora, luci, pianto luci. Dove cazzo ho messo il cercafase adesso? Oh, dove cazzo l'ho messo? Bene, allora questo lo devo attaccare lì. Quindi questo porta la luce su, mentre lui è qui. Potrei collegarli al volo e avere la luce fissa per ora e poi adattarmi e studiare e capire le piramidi. Capirò. Ok. Poi. Magneti, posso posare gli attrezzi. Ora questo che dovrebbe accendere le luci dovrebbe essere in realtà questo, quindi è questo che devo passare nel tubo, non questo non serve, ma è lui, il socialismo, lui. Questa sarebbe una presa, non mi serve. Ok. Spellare. Perfetto. 1, 2 e 3. I coppoli. Questi. Blu e blu. Quella di masse. Accendo la luce. E non si accende un cazzo. Perché non si è acceso un cazzo? Cosa ho collegato? Non si sono accese le luci. Cosa ho sbagliato? Ho collegato la cosa sbagliata. Ho creato danno. Che cazzo ho collegato? Questo ho collegato. Perché sono un coglio.
devo scollegare. Un coglione. Cazzo, devo tirar via questo. Questo devo collegare. Testa di cazzo. Non si vede un cazzo, non si vede. Massa a fanculo, anche perché queste lampade non hanno la massa. Questa cagata. Mentre svito guardo il cercafase. Perché non si sa mai. L'ho staccato la corrente, ma... mai fidarsi. Fottute lampade. Ok, alla fine l'ultimo. E cioè, ma che cazzo fa? Ho ricollegato lo stesso. Ma sono un coglione. Sono un coglione di proporzioni bibliche. Sono un coglione biblico. Un coglione biblico. Sono un coglione biblico. Ok, allora mi rimane l'ultimo. E cioè il socialismo lui. Lui. Tutti questi vanno assieme. Ok. Ora, questo se ne va a fanculo e li taglio. Chi è? E questi li taglio a sua volta. Ho vinto. Ho vinto con il rischio, perché qua c'è corrente live su questo filo penzolante, ma ho vinto, perché... Va bene, adesso devo collegare quella presa e quindi spegnerò di nuovo la luce, ma ho interruttori con interruttore che interrompe l'interruzione dell'interruttore e quindi sono molto interruttato, con le mani sporche ovviamente, che sporcano dappertutto, porcaccio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, abbiamo prese, interruttore luce, la luce, abbiamo la luce, abbiamo una cassetta chiusa, collegamenti fatti bene, niente fili in giro, abbiamo una parete dritta, perfetta, abbiamo dello schifo da togliere, abbiamo questo cavo di rete da togliere, perché questo va al piano di sopra, ma adesso scende da qui un nuovo cavo di rete che è questo bianco che va intestato. Queste sono le tre antenne che andranno qui al macello radio che va ancora sistemato. Sono un po' stanchino, citando un famoso film, per cui per oggi mi fermo qui. Ho completato il cablaggio elettrico, funziona alla perfezione e devo dire che sono molto contento. Va bene così. Ho sporcato la parete in alcuni punti, ma che ci posso fare? Le mani che si sporcano, le mani sporche di merda. Purtroppo è così. Sono tentato di appoggiarci uno scaffale, ma non lo voglio fare perché prima voglio pulire per bene. Qui va ancora pulito, vanno tolti tutti queste ciccate di cose. Va pulita tutta la superficie, poi va aspirata, poi vanno puliti tutti gli scaffali. Come vedete... polvere ovunque, polvere in quantità, polvere. E quindi partirò dall'alto, toglierò tutte le minuterie, spolvererò, scenderò, toglierò tutto dal tavolo, metterò lì, pulirò e spolvererò, eccetera, eccetera, eccetera. Devo forse ricablare qualcosina in questo fantastico quadro elettrico che è qui, quindi dovrei sistemarlo in qualche modo, ma per adesso... per adesso me ne sbatto perché va bene così. E quindi ok così. Che delirio. Che inferno.